Movimento 5 Stelle e Lega devono cambiare rotta, altrimenti andiamo a sbattere. Siamo a un passo dalla recessione economica, lo hanno detto forte e chiaro oggi a Roma i sindacati CGIL, CISL e UIL durante la manifestazione Futuro al Lavoro. Presenti anche circa 700 piacentini. La mobilitazione si basava sulla richiesta al governo di rivedere la legge di bilancio, in particolare le voci di reddito di cittadinanza e quota 100, e di puntare di più su sviluppo e lavoro. A sfilare per la prima volta anche una folta delegazione di imprenditori italiani. Soddisfatti i sindacati. Direi che è andata molto bene, c'è stata una grande partecipazione al di sopra delle nostre più rosee aspettative. Cosa non approvate di questa manovra? Ma innanzitutto che non c'è alcun tipo di risorsa sugli investimenti. Sugli investimenti, di conseguenza sull'occupazione, sul lavoro, sugli interventi che possono rilanciare l'economia di tutto il paese. E in secondo luogo ci sono alcune misure all'interno della finanziaria che, se da un lato danno una piccola risposta, riferisco a quota 100 per andare in pensione, non smantellano minimamente, come chiediamo noi, l'impianto della riforma Fornero sulle pensioni, e ad esempio introducono il famoso reddito di cittadinanza piuttosto che pensione di cittadinanza, che è una manovra che a nostro avviso non sostiene da un lato la povertà e dall'altro implica alcune azioni sul ricollocamento dei lavoratori che non produrranno purtroppo gli effetti desiderati. Il tema prioritario è proprio questo del futuro al lavoro, quindi noi vogliamo che ci siano dei cambiamenti a questa legge di bilancio che non guarda al lavoro e che riaprano i cantieri fermi, che si ridia un nuovo impulso agli investimenti di questo paese, perché è solo così che il lavoro si crea. Il lavoro purtroppo si distribuisce non attraverso i navigator, ma si distribuisce se il lavoro prima si crea.